Le cuffie mettitele tu, che io non sentirò nulla perché io ci devo fare la serie su sto gioco. E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi siamo insieme a mio padre su Outlast 2. Abbiamo doppia videocamera, sto registrando sia con la web sia con la fotocamera per paura di perdere l'audio, cioè perdere le cose. Quindi mio padre non ha mai videogiocato a nulla in vita sua, nemmeno a Super Mario. Infatti non so che infanzia tu hai avuto, mio padre i videogiochi non sa, non hanno mai coeso insieme. Infanzia da paura. In infanzia da paura. Quindi, ragazzi, oggi vedremo i primi 15 minuti di gameplay di Outlast 2 insieme a mio padre. Ovviamente giocherò io. Difficoltà facciamo normale. Tu considera che adesso stai sentendo? Io non sto sentendo nulla perché questa serie la porterò appunto con Marco. Avendo giocato Outlast 1 tipo 2-3 anni fa, non posso non portarla. Però i primi 15 minuti li volevo giocare insieme a mio padre. Allora, questa è la storia iniziale, la trama, ok? Tu vesti i panni di Blake Tu Langerman. sarebbe tuo o io? Noi che Noi due, giochiamo, noi noi due. due, esatto. Noi giocheremo ai panni di Blake Langerman, ovvero il marito della donna morta, che è assistente e cameraman del Minchia, allora giornalista. dobbiamo iniziare già a piangere. No, che c'entra? Non è che Minchia, se devi siamo in iniziare. marito. Mio padre nei videogiochi è pessimo, quindi non sa nemmeno cosa sia. Allora, dobbiamo documentare tutto. Non siamo dei combattenti, quindi l'unico modo per sfuggire agli orrori è correre, nasconderci o morire. Minchia, morire. Allora, il signore dice: non hai tagliato via il tuo occhio, ma lo hai aperto e ora puoi vedere. Allora, aspetta, io spero che. Tu stai sentendo cosa, immagino. Dove sei? Ho paura. Ok. Sta arrivando. Minchia, è caduto! No, 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 l'abbiamo preso. Minchia! E questo è l'inizio. Cioè, ma era lei quella di là? Cioè, stavano No. facendo vedere l'immagine quello che è successo, oppure questa di qua è No, questo è una quello. truppe No, che no, no, sta... no, è la storia nostra. Allora, Allora, noi quello adesso che è stiamo successo? giocando. Prima di arrivare in questo posto. In poche parole, noi siamo. Madonna, è tutto buio. Comunque c'è la sensibilità che è troppo sensibile. Ora stiamo giocando, come vedi. Qua c'è un armadietto. Minchia, con le coccarde, sono le coccarde che ho vinto io. Minchia, Vieni. pure gli uccelli, a questo ci piace. Qua è tutto buio. No, non ho ben capito. Qui c'è un crocifisso. Che io non so cosa aspettarmi. Oh. Minchia, chi è quello, scusa? No, non lo so. Comunque a livello di grafica Che bello. è spettacolare. Ma sei tu che cammini? Sì. E perché stai prendendo lo stentore? No, volevo vedere i dettagli dell'estintore. Cioè, guarda, ci sono pure come Minchia, ma se tu ci fai funziona. caso, guarda. Cioè, guarda là, guarda qua. Madonna, cioè. No, ma se ci fai caso vuol dire che l'estintore, l'etichetta era sporca. Guarda, è pure sporca. Sì. Tipo, Che minchia, allucinante. allucinante. Oh, bella la grafica. Allora, io non sto sentendo nulla, diciamo tutto l'audio ce l'ha. Sono le Ma è solo musica 6:10. per ora, Gesù. Guarda l'orologio! No, vabbè, spettacolare. L'orologio con le lancette che si muovono. Sono le 6:10 quasi. Ma queste cose veramente Ma sono qui dove siamo, spettacolari. beh? Allora, dovremmo essere. Sembra. Ci sono degli armadietti. Non so, una specie di scuola. Cosa hai sentito? Minchia, ti viene addosso! No, non ho capito cosa è successo, io non ho capito. Ah, stava sognando! Ok, stava sognando lui di essere in questo posto e ora si è Ah, queste risvegliato dopo la sono caduta caduti, dell'aereo, sì. praticamente sono caduti. Era un elicottero o un Un aereo? Un aereo. elicottero, tocca ripetutamente. Tocca. Che la telecamera si è salvata più o meno. Io non penso dovremmo riprendere. Cazzo. Ah, lì pure lo dicono. Puoi visualizzare il tuo obiettivo premendo tab. Obiettivo?
Trova Lion. Rivedi il materiale girato. No, vabbè. No, vabbè. Ok, vabbè. Queste cose poi le vedo con Marco. Va bene. Per visualizzare, premi in qualsiasi momento. Ok, beh, devo trovare Lion, quindi. Trova Lion. Come faccio a scendere di qua? Ma Lion è che è la giornalista? No, lo penso di sì, non lo youtuber. Allora, scendiamo di qua. Io non vedo nulla. Cioè, è molto buio. Ah, per saltare in avanti premi space. Ok. E per il momento... Aspetta, per ma in quale paese sono, giusto? Siamo... Non lo so, pa. Okay, non lo so. Non l'ha detto. Per lasciarti... Lasciatemi. Ok. Perfetto. Pa, è difficile. Filmato stai registrando. Sì. Cioè, adesso avere la telecamera ha senso. Oh mio Dio. Oh, oh merda. Qui sta parlando, io non sento. Posso pure zoomare. Cristo c'è. Bello. Ti è fatto bene. Beh, si può dire che è il tuo primo videogioco che vedi. Bello, bello. Ah, usa la visione notturna per vedere al buio. Ok. Premi F. Ok, tu considera che adesso stiamo utilizzando la telecamera per vedere, ovviamente, il tutto. Cos'è questa cosa? Io. Oh, fuck me. Troia, cazzo, 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 cazzo. That... Not happened, non c'entra con l'incidente, cazzo. Fuck this. Questo non c'entra con l'incidente, che cos'è? Minchia, un cadavere. Uno morto appeso nell'albero. Sì, sì. È appeso, legato, proprio l'hanno tranciato tutto. Come vedi l'hanno spogliato e lo hanno tranciato in... Vediamo, per il momento comunque ancora niente di... Puoi guardare indietro tenendo premuto alt sinistro. Ah, le batterie, ok. Minchia, pure qua scaricano le batterie. Sì, sì. E qua stiamo andando. Oh, town. Però ci stiamo allontanando dall'incidente. Qui sì, non sì. La possiamo trovare a Lion. Beh. Sì, no. Di qua per forza devo andare. Ci stiamo allontanando, e secondo dobbiamo... me. No, pa, ci dobbiamo allontanare. Dovevamo cercare dove era lui. Ma va, pa, di qua. Fidati che... Aspetta, qua c'è una porta. Magari possiamo bussare. Busso. I'm lost. And hurt. Nessuno mi sento perso, bloccato. E quindi dobbiamo andare dritto? Ma tu che senti? Cioè io non... Allora, io l'audio non lo sento, No, vabbè, quindi... si sentono soltanto musiche inquietanti. Soltanto... È tutto chiuso. Hey. Hey, man. È morto. Oh, shit. È morto pure da tempo. Pure morto. Oh, il documento con ingrandisci o riduci. No, vabbè, qua spiega se. Ma dai, che figata! È in italiano! Certo, è in italiano. Che è un italiano allora questo. No, vabbè, è scritto in ogni lingua, Cioè non c'entra niente, però. Mamma mia. Mamma mia, guarda le mosche come si muovono. Vai attentamente nel cadavere. Guarda le mosche. Mamma mia, precise sono! Che schifo. Ma senti le mosche in cuffia? Sì. Ma c'è una crocifissa. Comunque cattolici sono. Cioè praticamente in questo, non lo so, paesino. Già abbiamo trovato due morti. Però sono morti da tanto tempo. Cos'è quella cosa che si muove? Cos'è? Un telo. Un? È un telo. Per sbirciare ti è venuto qua ed è. Sì, un telo col vento. Ha paura lui di noi. Sinceramente è molto inquietante. Cioè lui ha paura di noi. No, non credo. E perché si allontana? Non lo so. Minchia, budella. Ah, è un cane. No, sei un cane. È una mucca. Una mucca. Una mucca. Sì, è una mucca. È una mucca che l'hanno impalata proprio. Guarda qua l'acqua. Comunque graficamente. Che bellissimo. E non sto nemmeno giocando alla massima risoluzione. Bello, così. Bello, fatto bene veramente. Dico veramente. Ok. Però anche... voglio arrivare. Da qualche parte voglio arrivare. Ah, scusami, bene. E queste voci che sento? Che cosa senti?
ma sento tipo voce. Vabbè, qua ci sono cose che poi leggeremo. Ah, qua ci possiamo nascondere. Ok, no, diciamo ci ha fatto un piccolo tutorial. Mamma mia. Cioè, ma ci sono tutte morte. Questo che è? È un altro... un bambino. No, un no, no, è una bambola. No, semplicemente per il momento siamo in un villaggio e ci sta facendo capire. Ah, qua c'è una porta che la dobbiamo. Questo, questo è assurdo. Che dobbiamo registrare determinate cose. Cioè, ma è un... stiamo entrando. Oh. Che c'è? Che hai visto? Che hai visto? Io non c'ho l'audio, quindi vado tranquillo. Alcune porte hanno la seppessa usata per la serratura. È tutto chiuso. Allora, considera che se arriva qualcuno, lo devi dire. Ho visto un topo. Minchia, no, no, guarda la tua... Cosa, sì, pure la mia ombra. Che allucinante che stai riprendendo. Comunque hai fatto bene. Si è fatto bene. Ok, abbiamo. Ora siamo dall'altra parte del cancello, siamo. Che è quello? No, 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 è un come vedi, una cosa nella recensione. Poi non vedo nulla. Beh, forse devo ricaricare. Non hai batterie. Cioè, praticamente te la dobbiamo spegnere la telecamera allora. In pratica. Sì, per risparmiare la batteria in ogni caso se vediamo qualche cosa di più importante, Giuseppe. In pratica sì. E risparmiamo la batteria. E ora me l'ho consumato, io ora sto andando. Minchia, la stai consumando tutta. No, 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 ora completo, sto andando a casa. Cioè non si vede niente. Satana, qualcosa, Dio. Sono arrivato qui completamente a caso. Comunque si deve leggere questa cosa. No, vabbè, cosa ovviamente qua. C'è una storia. Minchia, guarda le mosche, oh. E certo, però io non vedo nulla. Che cosa sono? Sono... budella. No, no. Sono... no, non sono. Sono persone. Bambini. No, sì, sì, sono bambini. Bambini, ragazzi, minchia quanti! Ci sono bambini veri. Cioè, ma dove siamo cadute, beh? Non. Ovviamente la risposta c'è, però la rottura è che io non so dove cazzo la devo andare. È al buio totale, però, beh. E usa anche un bionetto. Battesimo da. Con lui che sparge seme impuro. Ma chi sta parlando, lo capisci? Sì. No, no. Non hai sentito niente? Io l'ho vista, me la sono vista davanti, ma tu la dovresti aver sentito mezz'ora prima. No, Giuseppe, ho visto pure io di davanti. Io sarei morto. Mamma. Ok, quindi dobbiamo stare attenti. Cioè, chi sono questi? La risposta l'avremo più avanti. Sono zombie. No, no. Le palle, il battesimo della lama dice quello... colui che sparge seme impuro. Di nuovo sta dicendo quello che... sì, sì, perché siamo prima. Morti. Perché siamo morti e sta ricominciando. Vive nel terrore che la bestia diffonde la malattia. Allora è una malattia. Minchia, di nuovo. Maria! Di nuovo. E non ho capito, cioè la dobbiamo scansare in qualche modo. Vabbè. Dai. Cioè, ma lì, perché? Ah, li colpisce proprio... cioè, l'hai capito dove li colpisce? Nel pisello! Li colpisce... Detto ciò, ragazzi, allora, questi sono i primi 10 minuti di gameplay, no? Vabbè, i primi... la prima mezz'ora di gioco. Non so quanto verrà lungo questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi è sembrato. A te come... allora, i primi 30 minuti, come ti sono sembrati? Diciamo che ti prende, è bello, a me piacciono gli a te horror, ti sì. Piacciono? Sì, certo, gli horror però no, questi sono fatti bene. No, questo ho fatto bene, ma considera che ancora non siamo arrivati, penso ai jumpscare, quelli belli corposi, quelli proprio dove ti senti male. Quali sono questi? Non lo so, allora, io ho giocato il primo Outlast e il primo... ti uccide. Mi hanno detto che il secondo, le prime due ore di gioco superano di gran lunga già tutto Outlast, quindi...
Detto ciò, ragazzi, io spero tantissimo che il video oggi vi sia piaciuto. Come sempre, lasciando il pollicione in su qui sotto al video. Aspettatevi la serie nei prossimi giorni insieme a Marco. Ci spaventeremo moltissimo. Ti sei spaventato in qualche occasione? No, diciamo che... salti in aria più che altro, sì, ti dà attenzione, sì, no, ti ma dà, ci... ti dà suspense. Vedi che ci sono certe scene che ti impressionano. Però veramente. Vedi che ti colpiva nel pesello, due ha ucciso e li ha colpiti tutti e due nel pesello. Tu non l'hai notato. Sempre quella era una donna, secondo me c'entra qualcosa, c'entra proprio con... Ragazzi, ad un prossimo video, vi voglio bene. Ciao ciao! Ciao ragazzi!